lui è il secondo cucciolo che è stato recuperato la settimana scorsa alla Limina, il fratellino di Chiara. E si chiama Pippo. E si riconosce perché ha una macchia al centro della testa e anche una macchietta rosa sul nasino nero. Ha gli occhi scuri, a differenza della sorellina Chiara, ed è un piccolino di futura taglia medio-piccola. È molto molto piccolino, avrà un paio di mesi, ha ancora bisogno della sua mamma e, come vi dicevamo nei video di presentazione, infatti stanno confondendo mamma Mimma per la loro mamma. Questa cosa però li avrà aiutati a superare il distacco dalla loro mamma. Sono già stati sterminati e hanno fatto il primo vaccino, quindi tra 2 settimane faranno il secondo vaccino e poi saranno adottabili. E quindi vi chiediamo di chiamare per loro, sappiamo che chiamerete numerosi dal momento che sono cani di futura taglia medio-piccola, sono poco più grandi di pinguino. Hanno il pelo molto più lungo, sono dolcissimi e non possiamo lasciarli qui da noi perché sono un po' tristi dopo aver perso la loro prima mamma e anche la seconda mamma Mimma. Perciò chiamate per Pippo e per i suoi fratelli e niente, loro vi aspettano qui.